4 febbraio 2024. Questa è la meraviglia del centro del paese di Edolo, Val Camonica. Sono alla fine della Val Camonica media, vado verso la parte alta della Val Camonica fino a Ponte di Legno. Ma guardate che belle, con le montagne sovrastanti, al centro qui del piazzale di Edolo, un paese così veramente eccezionale, che c'è le vie di comunicazione sia per andare alla Pricca, sia per andare in Valtellina, sia per andare a Vezzadoglio, già stato in gennaio. E guardate il cielo di oggi, c'è una temperatura di 20 gradi ad Edolo, l'ho detto giusto. E per di più sono stato anche prima di Natale, è troppo bello, infatti trovo la casa anche qui, ad Edolo, una piccola casetta che possa ammirare i dintorni di questa località. Ma guardate dove ho spostato l'obiettivo, devo stare attento a non cadere perché sono talmente emozionato a fare YouTube e video che alcune volte non so dove mettere i piedi. Ma l'importante è che io riesca a accontentare gli ascoltatori. Sto guardando il paese laterale ad Edolo, denominato col nome Mu. Eccolo là in alto, Mu. E poi mi avvicino ancora di più al fiume. Ma dove sono? Come si chiama? Beh, il torrente della Val Camonica, denominato così. Olio, eccolo qua sottostante, guardate la velocità di questa percorrenza in questo luogo, guardate che bello da qui la percorrenza del Olio, che passa anche da Capo di Ponte dove risiedo stasera. Ma quanti bei ponti ci sono anche ad Edolo. È un posto veramente spettacolare vedere quelle montagne là di fronte, che c'è un fatto particolare che capita una volta all'anno, la luce di quelle montagne. Poi vi spiego, l'importante è che io adesso miri con questa visione ottica le belle montagne della Val Camonica. Ma vedete là, c'è anche qua la panchina gigante, solo qua è rossa, a Breno è un altro colore, gialla. Ma importante è conoscere questa valle, vedere gli effetti naturalistici, produrre una sensazione visiva ottica per il quale si rimane poi esterrefatti a vedere gli alberi spogli. È un incanto in febbraio, veramente, guardate come scivola in giù il fiume Olio, guardate, e poi porgo l'obiettivo verso di qua, verso l'altra parte che si va a Ponte di Legno, già stato, andate a vedere anche Vezzadoglio, che è un luogo stupendo dove c'è la Valle dell'Orso. Io sono qua ad ammirare questa piccola cittadina, si può dire, anche se però il mio girovagare continua a insistere in altri luoghi, ma quando qualcosa che mi piace ritorno qui, in questo luogo, a meditare e riflettere di fianco al fiume Olio, paese Edolo.